se ci capita di avere occasioni nel partito, prima punto di riferimento, secco, chiaro, netto, noi siamo i custodi del superamento del bicameralismo perfetto, che vuol dire via il Senato, trasformazione in Camera delle Autonomie, 315 senatori non faranno più i senatori, faranno altre cose, qualcuno farà i deputati, anziché avere 1000 parlamentari ne avremo quasi la metà e avremo un sistema più semplice. Scommettete che se lo facciamo gli italiani sono contenti? Secondo punto, riforma del titolo quinto. Mamma mia Matteo, dovevi caricarci oggi, esaltarci, farci vedere le stelline, invece ci stai facendo l'elenco così. No, importante. Riforma del titolo quinto. Oggi noi abbiamo fatto, o l'ha fatto, danni ne ha fatti tanti il centrodestra, però in alcuni casi gli abbiamo dato una mano anche noi in questi 20 anni. La riforma del titolo quinto è stata un nostro errore e io che ho votato sì al referendum come molti di voi, devo dire che ho sbagliato a votare sì a quel referendum, perché oggi la riforma del titolo quinto porta un eccesso di complicazioni. Oggi le regioni hanno potestà concorrente sull'energia o sul turismo. Ma voi vi rendete conto, parlo di regioni amministrate da nostri amici, che senso ha che ci sia una politica energetica in Molise diversa da una politica energetica o una politica turistica per cui la scritta Basilicata va a Shanghai, all'aeroporto di Shanghai c'è scritto Basilicata. Voi trovatemi uno a Shanghai che non va in Italia e poi magari va a vedere anche i Sassi di Matera che sono meravigliosi, no, che va, dice, ho scritto, visto Basilicata da Shanghai, allora vado in Basilicata. Turismo e energia, semplificare, riforma del titolo quinto, diciamola anche questa, senza troppi giri di parole, ha ragione Graziano, via le province, perché non si può, dice, ma hanno fatto un appello alcuni costituzionalisti, io dell'appello dei costituzionalisti non so che farmene, so che i cittadini non possono avere l'unione dei comuni, la comunità montana, il consorzio di bonifica, l'agenzia di sviluppo e basta, riduciamo i posti in politica, ci sarà qualcuno che tornerà a lavorare, non è un dramma se torna a lavorare, non è un dramma!